Inizia il podcast di Pinocchio. Tutti i giorni on demand sulle principali piattaforme. È come urla, mamma mia, mi è venuto un brivido. Di Lady Gaga, però posso già dire, così proprio all'inizio, sì. Oggi a un certo punto della puntata c'è un momento in cui chi ne avesse bisogno è invitato insieme agli altri e alle altre a sfogarsi così, emettendo un forte grido di sfogo. Okay. Potrebbe essere proprio quasi all'inizio, se ho capito dove vuoi arrivare. Partiamo da lì? Sì. Vabbè, la puntata è ricca, cominciamo con la sigla. Dai. Cosa mangiamo a cena? Restiamo a bere al bar. La sera è cominciata. Chiudiamo la giornata. È tempo di iniziare questo carinissimo, stupendissimo, squisitissimo show. Buonasera Valentina. Buonasera Diego. Buonasera Ciocca. Buonasera Marta. Eccoli. Vogliamo bene anche a te, lunedì 25 novembre. Tantissimo, soprattutto al mattino. Non ne hai colpa di essere il lunedì. No. Che colpa no, ne hai tu? Nessuna. Inizia la seconda settimana senza Pina. Sì. Settimana prossima torna. Sì, è la settimana in cui dobbiamo tenerci un po', perché la prima è un po' così. Ora rischiamo di sbragare troppo. Esatto. Quindi dateci una mano. Quando stiamo esagerando, segnalatelo. Esatto. A noi, non ai capi della radio. A noi. Non ditelo a nessuno. Cioè, no, dite, raga, a noi. Un po' meno. Noi capiamo. Così quando poi lunedì prossimo torna Pina, tutto a posto. Abbiamo lasciato casa come l'abbiamo trovata. Sì. Gli alcolici, quando succedeva che ero piccolo, che a casa mia, a casa di amici, amiche, si stava il weekend, magari che i genitori andavano via, sì, bevevi un po'. Qualcosa, sì. Ma come mai il VOV è a metà? È evaporato. È evaporato. Quelle cose lì. Evaporato. Vabbè, che brutto aneddoto. Comunque, la puntata è ricca. Sì, ho tantissime notizie. Sì. Oggi facciamo un po' noi, per cui abbiamo tutta una serie di notizie delle quali parlare. Parleremo di Finlandia, parleremo di cibo, parleremo di pranzi di Natale, ci sono tantissimi gossip. Ecco. Ci sarà un momento dedicato agli amanti dei gatti. Parleremo di capelli e di rimedi alternativi all'invecchiamento del capello. Sì. Un po' di robe ci sono. Anche invecchiamento delle ossa. E un rimedio pazzesco. Ciocca, drizza le orecchie e i baffi, perché c'è una notizia che ti riguarda rispetto all'invecchiamento delle ossa. Oh, benissimo. Salutiamo l'osteoporosi. Sì. E in tutto questo però voi avete la coordinata, che tra poco vi diamo, nella quale potete o aggiungere cose che a quello che diciamo noi, sì, o proporci argomenti di cui volete parlare, o segnalarci semplicemente cosa state facendo. Dai. Questa casa è casa di tutti, certo. Non è che è, come no. Oh. Al 347-342-5220 il nostro citofono, voi suonate, sì, lì e entrate. Sì. Sempre se entrate coi piedi, bussate coi piedi. Sempre coi più piedi gradito. Che più però fate come volete. Dai. D'accordo? Sì. Dai, cominciamo. Oh. Roba di famiglia. Stai ascoltando il podcast di Pinocchio. Ah, sentire Mary J. Blige dà un po' di sferzata questa fine lunedì. Sì, scalda molto. Dicevo prima, roba di famiglia, perché la canzone si chiama Family Affair. Sono le 17:14, questa è Radio DJ, lunedì 25 novembre, Pinocchio. Sì. Abbiamo detto citofonate? Stanno citofonando. Ho fame! Luca da Roma. Ciao, Luca. Ti capisco. Mary J. Blige. Ok, tutti questo, così i messaggi. Sì, oggi siete un po' croccantini. Abbiamo sollevato a un certo punto una roba, ho detto baffi e orecchie alzate a Ciocca. Il mondo amanti di gatti ha già capito che c'è qualcosa che li riguarda. Amanti dei gatti. Ecco. Sto già facendo le fusa, non vedo l'ora. Allora anticiperemo la notizia relativa ai gatti, ma adesso ci occupiamo di Finlandia. Sì, ci occupiamo di Finlandia per due ragioni. Come sapete, è quasi fastidioso tutte le volte doverlo ammettere, ma le regioni, diciamo così, dell'Europa del Nord ci insegnano a pacchi, proprio ne sanno. Cioè, o meglio, su certe cose sono bravi. Sì. Inutile star lì a dire. Su certe cose sono bravi. E voglia dire che noi abbiamo il mare, il sole tutto l'anno, poi
Sì, o hanno dei buoni uffici stampa, perché regolarmente escono fuori delle notizie che ci raccontano quanto in Finlandia siano sereni e felici. Infatti, poi noi non lo sappiamo fino in fondo. Ad ogni modo, torna una notizia che ogni tanto ormai è diventata abbastanza anche questa ciclica, sì, stagionale. Guarda, oggi ho fatto un controllo, la prima uscita è datata 2018. Allora, perché noi, avendovela data tutti gli anni alla stessa stagione, quest'anno avremmo dovuto saltarla. La diamo. Si parla di calza Kirannit. Calza Kirannit è un'usanza proprio della cultura diffusa, popolare finlandese, che prevede un concetto di base, okay, che è quello di tornare a casa. Naturalmente dovete immaginarvi più che le vostre case, le case finlandesi, ma poi in realtà dovreste trovare una media, no? Tra le case finlandesi e le nostre. Comunque, tornare a casa, togliersi gli scarponi da neve, i giacconi, eccetera, mettersi comodi, calzerotti, o mutande, oppure tuttone. Sì, perché calzarina kit vuol dire proprio bere in mutande. Okay. Ma è un mutande, diciamo, per comodi, sì, smutandati. Per estensione, sì, esatto, sbracati. Vi mettete comodi, vi mettete in un angolo della casa particolarmente vostro, cioè la vostra cuccia della casa, e nel silenzio totale, o con un minimo di musica, tipo questa. È finlandese. Ho capito. Vi bevete uno o due bicchieri di un alcolico che vi piace. Bello. Un birrino? Un rosso, dai, costo freddo. Un paio di calici di rosso? Se posso cambiare musica? No. Va bene così. No, allora, adesso io ho messo su questa. Va bene così, non ti alzare, stai lì. Sto qua. Adesso gira finché finisce il disco, dai. Passami la copertina. Ecco. Ecco qua. Bello. Che ancora. La capacità di staccare da tutto, spegnere il cellulare e dedicarsi mezz'ora di tempo, no, o nel silenzio, in una musica, con una musica rilassante a se stessi, sorseggiando un liquore che scalda il cuore, che fa anche, come dire, rinfresca un po' i pensieri, li ravviva un po', riappacifica un minimo. Sì, che è una cosa che molti di noi già facciamo, però in Finlandia gli è andato un nome. Sì, e poi se la godono in un limite, in un margine che non è poi, capito? Arrivare al terzo, quarto, quinto bicchiere. Bravissima. Ho capito. Anche perché poi loro o fanno questo, oppure quando poi decidono che vogliono uscire per sfogarsi, mettono fuori il naso e vanno a ascoltare il metal. In Finlandia ci sono 50 band di metal ogni 100.000 abitanti. Bella miseria! Io non so fare i conti, ma mi sembrano tanti. Anche a me! Quindi a ogni angolo di strada qualcuno sta gridando! È il momento di tutte quelle macchine. Tirate su i finestrini, alzate il volume e al 3 sfogate di questo lunedì. Sfogate! 1, 2, 3! Aia, che inizio bomba! Questa era la notizia sulla Finlandia. Questo è il podcast di Pinocchio. Lo trovi on demand e puoi ascoltarlo dove vuoi, quando vuoi. Allora, il successo di questa operazione che abbiamo tentato così per sfogare il lunedì ci riempie di gioia. Ma davvero? Sentite qua. Questa è un'urla di scarico del lunedì. Olè! Questa era già la sua sigla? Sì, 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 già carico. Poi abbiamo urlato tutti insieme questa canzone metal. Sì. Ciao raga, ho dato una botta di collo con il metal finlandese. Che l'osteopata me lo pagate voi. Arrangi, guarda. Ognuno paga le sue conseguenze. Gnocchi, il titolo della canzone metal, dai, che stasera ci vado a fare un po' di palestra. Ciao. Allora, aspetta. Aspetta che fracela. Il gruppo è Children of Bodom. Sì, il titolo è Follow the Reaper. Tra l'altro amatissimi dal pubblico di Pinocchio, voi non ditecele mai ste robe. No, dobbiamo infatti scoprirlo così per caso parlando dei finlandesi. Senza sapere neanche cosa dica, speriamo niente di sconveniente. Comunque, la canzone è questa, il gruppo è questo. Oh. Fatene quello che volete. Pinocchio è anche in podcast, on demand, dove vuoi, quando vuoi. Questa si rallenta così, 17:32.
Ho un problema alla cuffia, no, ecco, a posto. 17.32 su Radio DJ, lunedì 25 novembre. In questo lunedì a Pinocchio abbiamo detto facciamo noi, mettiamo un po' di notizie che abbiamo trovato. Po' di carne al fuoco. Carne non solo, perché c'è tutto un angolo a tema cibo. Esatto. Spiace per chi ci ha preceduto, cioè prima ancora che partisse la sigla ci ha mandato il messaggio gridando ho fame. Allora, ha mandato un altro messaggio nel quale ha detto ho mangiato un pezzo di pizza. Oh. Sto meglio. Ragazzi, abbiamo previsto di parlare di cibo, ve lo diciamo, sì, questo è allora, disclaimer. Nello specifico in questo intervento parleremo di cibo e Natale, perché Darren McGrady, che è ex chef di corte in Inghilterra, ha rivelato i piatti che lo hanno visto impegnato durante tutti i 15 anni di servizio alla corte della regina Elisabetta e dei suoi eredi. Ok. Niente di straordinario, eh? Cioè, tutto molto prevedibile. Si mangia tantissimo, però, il anche 25. Lì. Tanto che era tradizione che Carlo, da quando è diventato re, ha abolito, era tradizione far pesare gli ospiti prima del pranzo, prima della giornata, all'inizio della giornata e alla fine della giornata, per appurare che avessero comunque consumato in abbondanza. Ancora cafoni siamo. Comunque, dai. Brevemente, la mattina colazione mista all'inglese. Sì. Okay. Il pranzo prevede un'unica portata, tacchino servito con un contorno di purè, patate arrosto e cavolini di Bruxelles. Oddio, che buono. Insaporito con una farcitura di castagne, salvie, cipolla, mirtilli rossi e salsa. Dolce, il Christmas pudding. Che però ha impreziosito con un tocco di brandy. Viene portato in tavola ancora fiammeggiante. Okay. E accompagnato da drink a scelta. Poi pomeriggio si fa merenda col tè e con la fruit cake. E la sera, che dici, da noi generalmente si mangiano gli avanzi, invece la sera viene offerto un menù a base di 15 ricette a buffet, per cui ognuno si serve quello che vuole. Un po' a Isola dei Sapori. Esattamente, esattamente. Beh, ci sta, perché però almeno così uno si può regolare. Poi alla fine quando c'è il buffet mangi sempre comunque di più. Certo. Perché non ti accorgi di un calcolo. Certo. Questo comunque ci dà l'occasione di parlare con Andrea di Pavia, che è al telefono. Buonasera, buonasera. Ciao lunedì. Ciao lunedì. Ciao lunedì. Tu nel weekend hai definito il menù di Natale. Già tutto pronto, fatto, deciso, siamo quasi una quarantina. Okay. Ah, allora, 40 quando? Stiamo parlando di? Stiamo parlando di vigilia la sera. Ok. E poi pranzo di Natale. 40 e 40? Sì, sono sempre gli stessi. Okay. Però facciamo anche una cena tra amici, al posto di farci regali, perché ci conosciamo da 20 anni, abbiamo deciso di spendere i soldi e fare una cena insieme, si sta insieme e giocheremo a lupi mannari, vale? Ok, perfetto. Allora, scusami, questa cena quando? Perché c'è vigilia, poi c'è il 25 e la cena? La cena con gli amici verso l'Immacolata, più o meno. Va bene. Ma chi è che ha una casa così grande da ospitare 40 persone? Abbiamo la fortuna di avere una piccola cascina, per cui ci mettiamo lì, il tavolo rimane apparecchiato per praticamente fino a Capodanno. Che sono. Che bello. Cucina un'unica persona o ognuno porta qualcosa? Allora, gli amici ognuno porta qualcosa, ma con i parenti tendenzialmente io. Vai. Poi allora il 25. Facci sognare. Vai dritto, come se fosse la formazione della nazionale. Partiamo allora, con la vigilia. Vigilia della sera, 24, semplice. Si fa la bagna cauda con le verdure fresche e i peperoni alla griglia in bagna cauda. Dopodiché se ne fa un po' di più, perché la bagna cauda cavanza si mangia la spaghettata il 25 a sera. Okay. Il 25 a pranzo invece si prevede il famoso tacchino che hai appena detto anche tu. Quello dei Windsor. Esatto, con il ripieno, col purè, il ripieno a parte, però noi non lo mettiamo dentro. Okay. Facciamo il ripieno a parte con le castagne, praticamente tutto molto simile. Cioè fate un ripieno ma non dentro. Esatto, facciamo un ripieno ma non dentro. Moderni. Quindi per i vegetariani va benissimo e quindi giusto, c'è la scelta anche per loro. E grazie. Non vi dico che poi avanza il tacchino, perché poi... Ma quindi scusa, il 24 solo bagna cauda? Solo bagna cauda, vale. Ah, va però bene, un quintale. È un buon vino rosso, è un buon vino rosso, poi si gioca a carte, insomma, si passa così la serata, perché poi ti riempi il 25. Ma il 25, scusami, abbiamo detto gli spaghetti con i peperoni avanzati della sera prima e poi il tacchino? Eh sì, quello, il tacchino al pranzo, invece gli spaghetti la sera, se proprio rimane
quel piccolo posticino nello stomaco. Che poi allora non rimane all'inizio, ma poi a un certo punto ti viene. Si forma. Come spa, come non è, si viene di nuovo fame. Sì, si forma. Esatto. Sei contento? Poi, come, scusami? Sei contento? Sei soddisfatto? Io non vedo l'ora. Ho già fatto la lista della spesa, ho già calcolato tutto e sono... Cioè, poi metto l'elenco delle cose che devo fare all'interno dello stipite della cucina e man mano depenno tutto quello che devo fare. Siamo al limite dell'ossessivo, compulsivo. Sì, ma però, però è molto bello. E se potessi, quasi cucineresti già stasera. Sì, domani. Che bello. Io metterei già il tacchino a bagno per poi cuocerlo. Capito? Okay. Dai, manca poco. Manca un mese. Un mese esatto. Dai, siamo qua a tenerti compagnia fino a quel giorno. Va bene? Volentieri, grazie. Ciao Andrea. Un abbraccio. Buon appetito. Ciao. Stai ascoltando il podcast di Pinocchio. Siamo un popolo meraviglioso. Sì. Perché a noi ci potete fare tutto e ce lo fate. Ci trattate come volete. Quanto ci potete fottere a noi, ma non ci levate il pranzo e la vigilia di Natale con l'abbondanza. Certo, abbiamo appena sentito Andrea che ci ha raccontato che ha definito, lui molto carino, molto entusiasta, ha definito il menù della vigilia e del Natale, che prevede alla vigilia una bagna cauda per tutti e al pranzo di Natale un tacchino ripieno, la sera se proprio una fame degli spaghetti con l'avanzo della bagna cauda e fine. Un paese scandalizzato, come si è permesso a cucinare poco a Natale. Senti, scusate, sarà che sono terrore, ma solo il tacchino e dice che è pieno. Buonasera, scusate, ma il nostro amico è a dieta? Ecco. Di prima se la svanga facile, cioè preparare un solo piatto. Ma perché dire, poverino? Ma non è, cucinare non è tanti sarebbero capaci. È una gara. Ma non è una gara. Sfiderei con una cena abruzzese della vigilia di Natale. Non sfidarlo. No, ma non è una gara, non c'è sfida e soprattutto non è una penitenza, cioè uno cucina fin tanto che ha voglia, perché poi ciao Pinocchi. Comunque non per dire, ma mia nonna quando ha sentito vigilia solo bagna cauda l'è venuto un mancamento. Io voglio solidarizzare con Andrea, vicino. Io guarda, sarei tanto mangiamo così tanto sempre che un Natale sobrio sarebbe quasi più divertente. Sì. Comunque ognuno può far come vuole, ma comunque a casa mia si mangia meglio. Sicuramente. Tra poco, o vogliamo fare su? No, abbiamo tempo, possiamo fare adesso. In realtà volevo dirti cosa ho già in mente io per la mia vigilia di Natale. Ah, già è vero, perché anche tu sei già pronta. Allora, sono quasi pronta, sono arrivata al primo. Scusa, tu hai già fatto una cena di Natale? Sì, ho già fatto il pranzo di Natale sabato scorso con una parte di famiglia. No, per mettere le cose in chiaro. Il 24 di dicembre saremo a casa mia di Lele, saremo in 7. E si mangia come da tradizione pesce. Allora ho pensato, quando arrivano gli faccio trovare una brocca di o spritz Campari o gin tonic. Che bello. Così a iniziare così che siamo ancora in piedi, si chiacchiera, baci, abbracci così e tartine, che questa è tradizione di casa Ricci, tartine col salmone e le uova di lompo che fino a 3 anni fa pensavo fossero caviale. Veramente? Okay, sì. Poi, tradizione diffusa. Sì, una volta seduti pensavo a una tartare di tonno, ma mi piacerebbe anche trovare una ricetta che simuli una cheesecake però con la tartare di tonno, tipo facendo, che ne so, un letto di esco, ciao, vado. Marta, puoi scrivere sul libro nero. La Vale il 25 novembre ha detto un letto di Pinocchio, purtroppo l'hai detto. No, però una base di taralli triturati, creme fraiche e tonno condito. Togli un attimo la base, non me la ridici un attimo. No, una simil cheesecake, ma no, ma non è che l'ho inventata io, si trova una simil cheesecake salata con base di taralli triturati, formaggio fresco e tartar di tonno e la metto a ognuno, perché da quel momento in avanti parte il servizio a tavola. Ai camerieri? Io. Sei montata la testa. Sì. Come primo una zuppa di maltagliati, ceci e vongole. Buonissima. E per secondo
un branzino con patate, quello lo devo valutare. Quello cucina lo devo un valutare. Po' di più, che la gente non è soddisfatta. Poi, sì, no, poi dolci, caffè, ammazza caffè, basta. Panettoni, torroni. Beh, sembra buono. Molto, scusa, mi ripeti il secondo? Lo devo valutare. Comunque, un pesce al forno con tante verdure. Bello, mi piace moltissimo. Vieni, se vuoi vieni. Come mangiamo in 7, mangiamo in 9. Non sono sicuro, perché poi io se arrivo ho fame. Lo dico, quelle tartine all'inizio. E lo spirito del Natale, se hai fame ti passa in un secondo. Questo è il podcast di Pinocchio. Lo trovi on demand e puoi ascoltarlo dove vuoi, quando vuoi. Due minutini scarsi per ascoltare un messaggio e poi dirvi qualcosa a proposito. Scusatemi ragazzi, ma la puntata a centrotavola l'avete fatta? Grazie. Ah no, che non l'abbiamo fatta. Ancora no. Ah. Aspettiamo che torni Pina e poi stabiliremo insieme un giorno e ufficialmente celebreremo la giornata mondiale del centrotavola con quest'anno, ve lo diciamo, una madrina che non potete immaginarvi chi è. Sì, ci sta lavorando da settimane, è una persona molto impegnata, ma ci ha promesso che ci sarà. Tenete conto, la Pina torna lunedì prossimo, che è il 2. Allora, se anche non dovesse essere la settimana prossima, ma potrebbe... Se non è il 2, non è il 3, forse potrebbe, quattro, al 5. Massimo la settimana dopo. Esatto. Però, insomma, siamo anche noi in trepidante attesa. Esatto. Per cui chiudiamo l'argomento Natale perché avremo modo di affrontarlo più approfonditamente. Esatto. Tra poco riapriamo con un sacco di gossip, giusto? Sì. C'è roba sì. Che frigge. E non solo, c'è l'attesissimo momento Gatti. E poi ancora parleremo di zuppe e vi indicheremo quelle più famose nel mondo. Un momento imperdibile. Non dico altro perché rimanete incollati. Questo è il podcast di Pinocchio. Lo trovi on demand e puoi ascoltarlo dove vuoi, quando vuoi. Mi piace, Bella. Mi piace molto. Gotta make that move. Alex Farolfi, DJ Aladdin, featuring Ivy. Hai capito. Ma ragazzi ancora gliela mollano. Mi piace molto questo suono. L'ho ballata. L'ho ballata tutti. Tutta. Bene, sono le 18:07. Radio DJ, Pinocchio. Vogliamo fare un po' di gossip? Sì, Allora, partiamo da Adele, che sabato sera ha tenuto l'ultimo concerto, era il 100° spettacolo, al Colosseum Theater, al Caesar Palace di Las Vegas. Ha terminato. Due settimane fa era andata a vederla Céline Dion e durante una sua esibizione canora di Adele era scoppiata in lacrime che non riusciva più a cantare. Ha detto, raga, con quell'incontro al Caesar Palace, che tra l'altro era stato costruito a suo tempo per ospitare i concerti di Céline Dion. Fatta apposta, lei era c'è stata fatta per tanti anni, è stata proprio resident. Sì, io se canto è per Céline Dion, dice, averla a un mio spettacolo qua, in questo posto che è stato costruito per lei, per me è come chiudere un cerchio. Adesso non so cosa farò nel mio prossimo futuro, non ho progetti, sono molto spaventata, ma vi voglio bene. Però, stai calma. No, adesso. Posso dire una roba? Sorridi un po'. Mamma un po' mia. Di allegria. Guardami, Adele, ti sta andando tutto bene, cioè non è che. No, perché quando tu dici, adesso parliamo di Adele, scende già. Sì, un magone. Sì, un po' meno chiuma. Vabbè, dai, comunque non ha progetti nel prossimo futuro, tutti dicono sposerà Rich Paul. Col quale sta insieme da un po' e che pare abbia già ricevuto l'anello, quindi sposerà lui. Bene. Jennifer Lopez, vive ancora nella villa che aveva comprato con Ben Affleck e che non riescono a vendere. Oddio, che tristezza! Perché lui si è comprato un mega appartamento a Los Angeles, super figo. Lei. E comunque, alla fine, cioè, i figli li vede quando li vede, quindi fa. Cioè, comunque si compra, capito, l'appartamento da scapolone. Lei invece è rimasta lì in questa mega casa da 64 milioni di dollari che non riesce a trovare acquirenti e ha postato una serie di scatti. Lei in genere gli scatti in casa li fa fuori casa, in giardino. Sì. A sto giro ha fatto un po' di scatti nella cabina armadio che è grande come il mio appartamento, il tuo, quello di Ciocca e quello di Marta, tutti insieme. Ma ha postato sui siti di immobiliare? No, su Instagram. Cercare di vendere. E i più attenti hanno notato che alle pareti c'erano appesi dei quadretti che la ritraevano, cioè sono gli schizzi fatti dagli stilisti quando pensavano ad abiti per lei per le occasioni importanti. Vabbè, dai. Mitomania ne abbiamo. No, sì, però è vero anche che magari lo stilista che ti ha fatto il bozzetto te lo tieni come ricordo. Sì. Mi fa molta tristezza perché già la fase in cui tu vivi ancora nella casa, che è il ricordo di un amore che è finito. Sì.
qualcosa si è svuotato, magari la maggior parte delle cose è rimasta perché era tua, però un armadio vuoto c'è. Sì, beh, oddio, non è che ci hanno vissuto tantissimo in quella casa, però è anche una casa così grande che già non la riempi mai. No, ma poi era comprata come suggello d'amore. Sì, sì, non è una bellissima scelta. Selena Gomez invece è felicissima. Oh, felicissima, meno male. Tra le braccia di Benny Blanco, che è il suo ex miglior amico, che poi è diventato fidanzato, si sente sicura come mai nella vita, e c'è chi dice che siano prossimi al matrimonio. Bene, bene. Gwyneth Paltrow in difficoltà, cioè dicono che Goop, il suo portale che vende la qualunque, sia in profonda crisi. Tu tieni conto, e non l'avevamo detto non per censura, ma perché non l'avevamo letto, e parlo di me, che a settembre ha licenziato 216 dipendenti. Arca. E c'è chi dice è, brutto, è bruttissimo, che a novembre lascerà a casa altre 50 persone. Il fatto che lei sia tornata a recitare è vissuto da chi lavora con e per lei come un momento nel quale lei ha detto: mi sono rotta di pensare a Goop, voglio tornare a far l'attrice. Sì, però, cioè, se te la gestivi meglio, cioè, uno aveva anche piacere a comprare delle cose. Questo poi esagerato. Detto tu, Io? No. Dai. No, sono d'accordo. Whoopi Goldberg ha confermato Sister Act 3 ci sarà. Veramente? Bello. Questo piace a tutti, dai. Sì. Questa è una bella notizia. Sì. Un arrivederci e grazie invece a Pamela Hayden. Noi non la conosciamo, ma è la doppiatrice che ha dato la voce a Milhouse dei Simpson. Nei 35 anni di vita dei Simpson, per cui dalla prima puntata lei è stata la voce, e la produzione le ha dedicato una puntata speciale nella quale la ringrazia. Perché è morta? No, è andata in pensione. Ah, ok, no, non l'avevo specificato. No, non capivo. No, sta bene, saluta tutti. Oh, che bello. Saluta tutti. Ma goditi la pensione. 70 anni. Sì. Non è la voce che noi siamo abituati a sentire, quella è di Davide Lepore, che tra l'altro ho grandissimo. Ha un bono senza pari. Culicchi. A proposito di Culicchi, saluto Levi Dylan, nipote di Bob Dylan. Devo vederlo però. Sì, che è proprio l'uomo, titolano i giornali, l'uomo che sta facendo impazzire la Gen Z. Lui è un po' modello, un po' attore, un po' cantante, ma cantante non è che c'ha tanto piacere, perché comunque c'è l'ombra del nonno che è combattilo. È il nipote proprio. Nipote, Levi Dylan, andatevelo a vedere, questo ragazzo si farà. E chiudo con la mia crush. Pietro Castellitto, se sei all'ascolto. No. Ti voglio molto bene. Allora, fermo, bravo. Ma una roba, ragazzi. Sì, no, bravo. Ma una roba. Grande talento. Perdo la testa. Grande talento. Ok. Mamma mia. Stai scherzando? Pietro Castellitto, questa te la dedichiamo. Te la dedico più io, Va bene. Pinocchio è anche in podcast, on demand, dove vuoi, quando vuoi. Come mi scricchiola il cuore. Maraia. 18 e 17, Radio DJ, ma cambiamo argomento. Sì. Parliamo di una. Di un elemento che scalda il cuore. Brava. Per i cuori scricchiolanti, ma per tutti i cuori, soprattutto in questa stagione, perché è ancora autunno, ve lo dico. Ho capito, fa freddo, tengo. Come se fosse inverno. No, ma l'autunno ha tutta una parte fredda. Ok. No, è così, però è ancora autunno, ma è freddo. Sì. E quindi che cosa c'è di più bello se non finire una giornata, per esempio? No, di. Okay. Se non finire una giornata. Mettendosi a tavola con una bella zuppa calda. Qualcosa di più bello forse c'è, ma comunque bello. Ma comunque dipende dei momenti della vita, Valentina. Sì, no, certo. Che, no, cioè, nel senso, comunque, la prima cosa che ti volenti, se torni a casa e trovi una zuppa calda. Sei contento. Dai. Sì. Come si dice in siciliano? Mi rinfresca un rapparino. Cioè ti sistema un po' l'intestino. Sì, nello specifico quella che rinfresca un rapparino a Palermo, da quelle parti lì. A Palermo. È la scarola semplicemente lessata, e della quale si beve anche il brodo. Brodo leggero. Arricria un rapparino. Esatto, arricria. Ti sistema anche un po' anche lì i pensieri, ti rimette un po' a posto, no? Allora, un po' di zuppe che sono magari non esattamente quelle della vostra tradizione, ma magari viene un'idea, perché fai una volta la scarola, la fai la seconda volta la scarola,
alla terza volta ti viene voglia di cambiare. Certo. Allora, per esempio, vado veloce, la bouillabaisse. La bouillabaisse francese. Sì. Devi, zuppa con pomodoro, credo, e molti pesci. Sì, tantissimi pesci del sud della Francia. Praticamente ti viene servita con i pesci tagliati a pezzettini e conditi, sì, già cotti, e il brodo lo versi in un secondo momento. Esatto, fatta con tutte le parti che del pesce non mangi, che vengono fatte sobbollire, delle, sì, come le ossa delle cardi, diciamo così, sì, con tutti gli scarti così dei pesci. La, il caldo verde dal Portogallo, cavolo verde tagliato il più sottile possibile, patate, cipolle e aglio. Poi vi cercate le ricette, certo, sono solo suggerimenti. Sì. Il chorizo, se volete, dentro, cioè la salsiccia per insaporire. Ciorba fric, Africa del Nord, Algeria, Libia, Tunisia. Allora, questa zuppa è fatta di carne, manzo, agnello, accompagnata da varie verdure, come il pomodoro e le spezie. Protagonista però è il fric, un tipo di grano verde non ancora maturo che viene tostato. Buono il fric. Lo trovate nei negozi etnici, dice, faccio una zuppa di... Ciuppe de camarone. Perché ridi? Fa ridere. Si chiama ciuppe de camarone. Gamberi, mais, patate, patate delle Ande e l'aglio amarillo, che è una varietà di peperoncino più delicata di tutte le altre. È tipica del Perù. Ok. Poi... Il gumbo è la zuppa della Louisiana. Ciò che Louisiana è Britney Spears. Fatta con pesce, crostacei, pollo e salsiccia. Urca. Cercatevi sempre la ricetta, sono suggerimenti così. Se volete cercarla. Se no, fate a meno. Però magari vi incapriccia. La harira, che è marocchina, molto buona. Zuppa di ceci cotti in brodo di pomodoro. Cannella. Buono. Pepe, curcuma e zenzero. Questa mi piace molto. Cioè un sugo un po' molle, un po' lento. Questo va bene anche alle vie respiratorie. Vero? Puoi metterci della carne come quella di agnello se vuoi, se no la fai vegetariana. Sì. Questa è buona. Poi volevo segnalare ancora, aspetta che ce l'avevo un'altra. No, la banga della Nigeria è tosta perché devi essere preparato secondo me. Ci sono pesce gatto. Frutti di mare e manzo essiccato. Sì, un po' però secondo me io la assaggerei. Sì, ma certo. Ecco. Chiudo con le zuppe di noodles orientali. Allora, l'anzulamian della regione del Gansu, con noodle freschi, brodo di carne e manzo e una valanga di spezie. È abbastanza semplice. Ok. Questo. Sempre con i noodles dalla Birmania, la mohinga. Noodles, pesce e un brodo addensato con farina di riso tostato e varie erbe. Ok. Questo a chi vuole un po' specializzarsi, sì, non so come si tosta la farina di riso, però... Se invece volete fare la scarola, prendete la scarola, non brava, quella riccia, la tagliate, ma proprio quasi a strapparle le foglie, non c'è bisogno che siano regolari, la mettete in un pentolino con poca acqua, delle scorze di parmigiano reggiano tagliate a tocchetti, un po' di sale... peperoncino, fate andare, ma non per tantissimo, facciamo per mezz'ora, spegnete, filo d'olio, tantissimo parmigiano e buon appetito. E buon appetito, che buona, mi sento già meglio. Da ricreo rapparino. Volevo anche darti la zuppa di arachidi, ma non la so dare. Allora niente. Però sappiate che esiste, secondo me è squisita, non vi so dare la ricetta, non riesco, non sono in grado, però ne avrei molta voglia, grazie. Pinocchio è anche in podcast, on demand, dove vuoi, quando vuoi. Sono le 18.33 su Radio DJ e all'inizio della puntata di stasera di Pinocchio abbiamo annunciato, dicendo un po' il menù di stasera, che avremmo a un certo punto parlato di gatti. Certo, senza specificare come, quando e perché. Tra i tanti messaggi che ci sono arrivati ci è arrivato anche questo. Ciao Diego! Ciao Vale, ho sentito dire che parlerete di gatti. Allora, io ne ho 9. Io a casa ne ho 9. E più un border collie, ecco, fantastica, che ama tutti e 9. Quindi, se volete sapere qualche cosa, io ci sono. Ecco. Eccola. È Roberta, da Settimo Torinese. Ciao. Ciao, ciao, che bello parlare con voi. Ma non potevamo non chiamarti. No, siamo pazzi di te. E della border collie, che giustamente è capito subito l'andazzo, ha detto mi faccio amica tutti perché altrimenti... Sì, ma lei è fantastica, lei adesso ha 1 anno, quindi è arrivata cuccola e ne avevo 8.
La nonna è arrivata 2 settimane fa. Ma come arrivano a casa tua i gatti? Li porta la cicogna. E io lì, allora, dove abitavo prima si era creata questa colonia di gatti. Ok, si è sparsa la voce. Premetto che io ho sempre avuto cani e avevo paura dei gatti, eh? Ma dai! Pensate voi, sì. E niente, 4-5 anni fa è successa questa cosa, io li vedevo sotto casa, mi facevano pena, poi purtroppo ogni tanto ne trovavamo qualcuno che non ce la faceva perché magari le macchine le prendevano sotto. Una grandissima associazione qui del nostro paese, cioè, mi ha aiutato e lì mi è passato tutto. Un giorno mio marito è venuto a casa con un cucchiaio. Ah, c'è anche un marito? Di un mese. E da lì mi è passata tutta la paura. Prima avevo un altro cagnolino. Quindi i gatti sono abituati a stare con i cani. E poi quando è mancato il mio Charlie di 16 anni abbiamo cambiato casa, siamo in campagna all'aperto, senza pericoli. E loro tra loro vanno d'accordo? Dipende, c'è chi si calcola, chi non si, però hanno trovato il loro equilibrio. Ma la cosa bella, Roberta, è che a parte questa storia meravigliosa, il tuo amore per gli animali, è che tu, come noi, per questo forse ci ascolti, hai un leggero problema con i limiti. Cioè, o niente o nove. E questo, ti avvicina moltissimo a noi. Per questo ti abbiamo voluto chiamare, per ascoltare e commentare con noi la notizia che è uscita che riguarda i gatti. Allora, è appena stato fatto un studio che sembra confermare un antico proverbio, un antico adagio inglese. In italiano. No, prima sentiamolo in inglese. Put a purring cat and a handful of broken bones and you'll see that they'll heal. Che è proprio un detto famosissimo. Cioè, non ho capito niente. Neanch'io, naturalmente. Allora, metti un gatto a fare le fusa e una manciata di ossa rotte e vedrai che le ossa guariranno. La miseria. Allora, da questo detto parrebbe che le fusa del gatto. Conosco benissimo questo suono. Le fusa del gatto, che è tutto un lavoro di adenoidi, di palato molle, mentre aggiustano le ossa. Allora, una medica, una scienziata, Elisabeth von Mugenthaler, studiando 45 gatti, ha dimostrato che la frequenza sonora delle fusa è nel range degli ultrasuoni, insomma, degli ultrasuoni che si usano in terapia. Ma dai. Sì, è per quello che io sto bene, allora, non ho niente. Mamma mia. Io non ve lo dico come dormiamo noi la notte, io e mio marito, Per dircelo. Però dici come si chiamano i 9 gatti tuoi. Ti prego. Oh, sì. Allora, Dodo, Kira, King, Trilli, Michael Jackson, Prince. Simba, Ariel e Zoe. E la Border Collie? Maya. E il marito? Roberto, come me. Ma doveste andare via un paio di giorni, riuscite a organizzarvi? Sì, allora Maya viene con noi e io ho 2 figli ormai grandi, che ci aiutano, oppure chiamo un'amica di fiducia che viene qui a casa. Perfetto. E porta loro da, quindi siamo organizzati. Sai perché, Roberta? Sì. Per questo. Questa settimana in regalo un soggiorno a Jesolo durante le vacanze di Natale. Allora, tu e Roberto avete vinto un soggiorno a Jesolo per 2 persone per vivere la magia del Natale. A Jesolo vi aspetta il presepe di ghiaccio, il villaggio natalizio e tantissimi eventi speciali. Tutte le info le trovate su jesolo.it. Grazie ragazzi, è un regalo meraviglioso. E poi niente, mi manca tanto la Pina, la saluto. Mi ascolto sempre. Lo so, lunedì c'è, manca a noi. Grazie, grazie. Grazie a voi, vi voglio bene, un bacio enorme. Anche noi, miau. Questo è il podcast di Pinocchio. Lo trovi on demand e puoi ascoltarlo dove vuoi, quando vuoi. Dedicato a tutti quei micioni che avete a casa, quelle micie che riempiono la vostra vita, il vostro cuore. E insomma, ci sono arrivati una quantità di messaggi parlando di gatti. Milù, Sanni, Ziggy, Stella, Silvi, Polpetta, Rasti, Ciccio, Delis, Mami, Eri, Piccolo B.
Grisù, Mike e Pepe, gatto cattolico osservante. Gli piaceva il Papa e l'Angelus. Oddio, che sogno. Arriva anche questo. Ciao Pinocchi, sono Sandra da Nuoro. Allora, io gatti Sandra. Ne avrò circa una trentina. Cosa? Cani ne ho 18. Poi c'ho anche un pony, se vi può interessare. Certo. Quindi vivo in campagna, all'aria aperta. Poi per quanto riguarda questa leggenda dei gatti che fanno bene alle ossa, eccetera, eccetera. Ma guarda, io non ci credo. No, che però scettica. Non è una leggenda, cioè c'è uno studio scientifico. Però se lei è scettica, lascia fare, cioè vedi tu. Mi piaceva sapere anche i nomi però dei 30 gatti, dei anche cani, a me. Dei pony. Abbiamo ancora pochissimo tempo. Se però al 347-342-5220 volete inviarci degli audio via WhatsApp nei quali ci elencate i nomi dei vostri gatti, noi nel prossimo intervento ne faremo sentire quanti più possibile. Sì, preferenza chi ne ha di più, perché è bello l'elenco dritto. Sì, quello che vuoi. Intanto, per prendere tempo e per darvi modo di mandare i nomi dei vostri amatissimi alle nostre coordinate, vi posso dare qualche rimedio alternativo per far sì che i capelli non invecchino, perché sì, caro Diego, hai sentito bene, anche i capelli invecchiano. Ma scusami, i capelli non sono quella cosa che resta anche quando sei morto? Ma resta sfibrata. Sfibrata. Certo. Un po' per inquinamento, routine troppo aggressive, trattamenti chimici, uso costante di fone piastre, un po' perché appunto invecchiando tutto il corpo e quello che contiene invecchia anche quel di che sono fatti i capelli. Certo che poi però se tutto vecchio i capelli no. Infatti, comunque è un po' strano. Comunque vai. Allora, ci sono naturalmente dei trattamenti fatti apposta che potete chiedere a dermatologi, parrucchiere, dermatologhe. Finiva l'intervento. Esattamente. Io ve ne posso dare 4 che potete fare comodamente a casa vostra. Guardami prima. Sì. Dimmi subito se c'è l'uovo, esco. No. Ok. C'è l'olio d'oliva, tiepido. Ma non bollente, tiepido, massaggiate la cute per 30 minuti. Ok. Aloe vera pura, dappertutto. Aloette, la tenete su, cioè proprio uscite. Bello. Olio di mandorle e olio di... Scusa, esci con tutta la pappa, fai tipo capelli ingellati. Bravissimo. Olio di mandorle e olio di cocco in egual misura, massaggiate testa e capelli e tenete su per un'ora e poi sciacquate. Chiudo con un bel infuso di rosmarino. Prendete rosmarino secco o fresco, fa niente, lo fate bollire in acqua. L'acqua, una volta fredda, la utilizzate per risciacquare i capelli. Poi lo bevete magari, che comunque è buono. Male non fa. Io non li proverò. Se però voi li provate, fatemi il piacere di farmi sapere come va. Non vede l'ora. Pinocchio è anche in podcast, on demand, dove vuoi, quando vuoi. 18:49, veloci, abbiamo una carrellata infinita di nomi dei vostri amatissimi. Gatti, anche cani, purtroppo ci siamo svegliati troppo tardi nel chiedervelo perché siamo invasi da messaggi, non riusciremo a sentirli tutti. Forse facciamo presto una puntata solo di nomi dei vostri amici. Esatto, parto. Vai. Noi abbiamo Mindy e Myrtle. Ok. Benissimo, Valentina invece Matisse, Bizet, Emily, Anita, Sirio. Io ne ho solo 3: Missy, Pompon e Osvaldone. Carino. Qua invece Chiara ha in ordine Orietta Berti, tutto attaccato, Filippo, Leonardo detto Leo. Bello. Ciao ragazzi. Allora, la mia gattina si chiama Millie perché è stata trovata nei mirtilli. Poi c'è Katina, che invece è la gattina di mia zia. Okay. Beh, Cinzia invece ha 2 gatte, Marla e Cicciona Maledetta. No! Ciao, Kaya, Bumbi e Kingo. Ok. Rispondo con Dulcinea, Brumilde, Barbin Cursari. Ciao Radio DJ. Ciao. Allora, i miei amici pelosetti, Romeo, Zara, Grey... E sono così. Basta. No, basta. Pensavo ce ne fosse un altro. Velocemente, la Sabria solo Suplì e Cherie. Ok, facile. Io, Cindy,
Cenerentola e Orazio, oh, il dio eterno dello spazio. chissà cosa fate voi con i vostri gatti. Rispondo con Selvaggia, Kiwi, Jimmy, Gaetano, Fluffy, Pino, Mosè e Teresina. Vabbè, ma una cifra di gente che è una cifra di gatti. Sì, Pinocchi, ma me li salutate, i miei gattoni Rufus e Pagoda. Ma ciao Rufus e ciao Pagoda. Chiudo con una bella infilata e qua siamo in tanti. Tillina, Pimpinella, Gnastrella, Pepolino, Scossetta, Iovillo, Biondillo, Mucchillo, Bianchina, Picirella, Panterillo, Diabolicchio. Radio DJ è anche in podcast, on demand, dove vuoi, quando vuoi.